presentiamo appunto il lavoro dei primi 4 anni, in realtà anche qualche cosa di più, di appartenenza e militanza di Pesaro alla rete delle città creative UNESCO. Una sorta di adempimento di un obbligo che viene richiesto alle città proprio per confermare anche gli impegni che si sono assunti in sede di dossier con cui si è poi stati nominati. Noi l'abbiamo fatto ben volentieri, avendo adempiuto a quelle che sono le linee principali richieste dall'UNESCO, che erano anche gli impegni che abbiamo portato avanti in questi anni. In primo luogo quello di contribuire a rafforzare la rete. Avevamo dichiarato l'impegno verso i Balcani, l'abbiamo svolto con il rapporto con Sarajevo, con Novigrad, con Mostar e con anche la ripresa dei contatti con Lubiana. E quello di sviluppare attività di networking con altre città del mondo, in particolar modo l'attività con Hamamatsu in Giappone, legata anche al nostro ponte di gemellaggio che abbiamo con Kakegawa, nella stessa prefettura, con cui sono stati fatti concerti, scambi in diversi anni, prima che ovviamente il Covid rallentasse il tutto, e anche questo nuovo rapporto molto forte con la Corea del Sud attraverso la città di Daegu, con cui sono stati diversi scambi che hanno riguardato anche artisti del conservatorio, hanno riguardato musicisti, diciamo, che hanno potuto conoscersi, dialogare e progettare anche nei periodi della pandemia. E che poi ha corrisposto anche all'invito nel novembre scorso, in cui un po' tutte le realtà culturali del paese ci sono state messe a disposizione per dialogare per la capitale 24, che ovviamente è un elemento di interesse forte. Ci sarà l'appuntamento annuale di tutte le città del mondo della musica UNESCO che si terrà in Svezia, Norrköping, la prossima settimana. Lì saremo presenti, un po' per ribadire questo ruolo, anche se non guida, comunque di forte protagonismo di Pesaro nella rete, per rilanciare anche il tema del concorso di composizione elettronica, musicale e video, che vede peraltro anche il Conservatorio Rossini Partner e la figura di David Monacchi come ideatore in un concorso dedicato a Eugenio Giordani. L'obiettivo del meeting in Svezia è quello di fare assegnare a Pesaro uno dei prossimi meeting. Stiamo ragionando sul 2024-2025, preferiremo il 2025 anche come onda lunga, diciamo, del consolidamento del lavoro sulla capitale, e quindi, diciamo, partiamo con questo auspicio per poter ufficializzare, speriamo, che appunto il prossimo meeting delle città UNESCO del 2025 si possa tenere più o meno in questo periodo dell'anno a Pesaro.